per farla pagare a tutti quelli che costringono le persone per bene. Oltre 140 eventi in 5 giorni, una piazza gremita di gente, alberghi pieni e 3.000 libri venduti. Sono soddisfatti gli organizzatori del Festival Passaggi che questa mattina hanno illustrato alla stampa tutti i numeri di questa sesta edizione. Oltre 24.000 sono state le presenze registrate nei vari luoghi in cui si è svolta la manifestazione, 33 i libri presentati in 6 rassegne, 38 i laboratori per adulti e bambini e 11 le mostre d'arte. Molto apprezzati anche gli ospiti saliti sul palco, ben 124. Tra questi Piero Angela, Marco Travaglio, Nando Dalla Chiesa e Liliana Segre, che hanno fatto registrare una presenza di pubblico aumentata di circa il 150% rispetto alle passate edizioni. Il format, ideato dal direttore Giovanni Belfiori, funziona e piace al pubblico. Unico neo, il bilancio è rosso. Infatti, se le entrate sono state di circa 131.000 euro, di cui 40.000 dati dal comune di Fano e 20.000 dalla regione, le spese sono salite a 146.000. Noi purtroppo abbiamo risorse molto limitate, tanto per fare un paragone siamo a un decimo o addirittura a un ventesimo di manifestazioni simili alle nostre, quindi facciamo davvero fatica ad andare a pareggio di bilancio. Quest'anno è la manifestazione che ha ottenuto più successo in termini di pubblico e sarà la peggiore in termini di bilancio. Rimarremo a Fano, cerchiamo l'aiuto e il sostegno di sponsor. Attualmente siamo al 50% di risorse pubbliche e al 50% di risorse private. Ecco, vorremmo mantenere quell'equilibrio, vorremmo essere orgogliosamente liberi anche di programmare in maniera davvero autonoma il programma del festival, e questo significa marciare anche con le nostre gambe. Il successo di questa edizione è stato conseguito anche grazie ai tanti volontari, 68 studenti dell'alternanza scuola-lavoro e 45 persone dello staff organizzativo, sia grazie all'ottima risposta di fanesi e turisti, molti dei quali arrivati dall'Umbria, Emilia-Romagna e Veneto. È uno degli eventi più importanti dal punto di vista culturale della Regione Marche e attrattivo anche dal punto di vista turistico. La Regione ci crede, lo sostiene, continuerà a sostenerlo, dando capacità agli organizzatori di avere le certezze che servono nel momento in cui si prendono gli impegni e si fanno le spese dal punto di vista organizzativo. Per cui i risultati sono sotto gli occhi di tutti, la città è straordinariamente contenta di questo festival, la regione lo stesso, quindi avanti tutta anche per il futuro. L'evento si è appena concluso, ma già si sta pensando all'edizione 2019. Tra le possibili novità, un dibattito con il pubblico, e Dante Leopardi sta studiando il metodo con il supporto delle nuove tecnologie. Intanto questa mattina ad esprimere soddisfazione per il successo del festival anche il sindaco Seri e l'assessore Marchegiani. Ci abbiamo creduto, l'abbiamo accompagnato e oggi c'è un ritorno straordinario con il grande successo di partecipazione di pubblico, di mass media, di social, veramente anche al di là delle aspettative più rosee che noi avevamo. Quindi Passaggi Festival si è consolidato punto di riferimento degli eventi più significativi della città, con un ritorno di immagine straordinario che non può che crescere anche negli anni successivi. Quindi talmente convinti che la presenza e la partecipazione dell'amministrazione sarà sempre più grande.